Ok, io devo fermare, tipo mettere in stasi questi. Ma fa tutto lui. E 3, 2, 1. Ok, una paratia si è aperta. Non gira nient'altro. È possibile quindi che bastasse ciò? Sì. Quindi è tipo un gioco di tempo, cioè blocca questi, gira quest'altri, prima o poi ti esce. Ok, posso dire una cosa però? Se ora me lo richiude in tempi record, io manco faccio il tempo a salire perché la strada non me la ricordo. Come faccio? Cioè, mi incazzo anche io a un certo punto. Cioè, 4, 3, 2, 1. Bravo, barriera di fuoco è partita. Chium, e il raggio se ne va. Il raggio se ne va e probabilmente mi distrugge ciò che io ho appena creato per aprire quel passaggio. Inutilissimo. Non ho capito a che serve. E confermo quindi che ogni volta loro mi smontano tutto. Quindi io lo faccio da qui. A cosa serviva scendere? A niente. Lo rifacciamo da qui. Lo allineiamo. Quanto manca? Ok, vada. Vada, Starkiller. È più facile dall'alto. Cioè loro ti fanno scendere, ma è più facile dall'alto. Tenetelo considerato questa cosa, ragazzi. Attaccate dall'alto. Sempre dall'alto, come insegna Obi-Wan Kenobi. Chi ha l'alto, l'high ground, è migliore. Gli altri finiscono sempre male. E infatti noi da qui sotto, non so, a parte gli holocron, che cosa stavamo a fare. Ma ad esempio, qualche holocron sotto qui nascosto non l'ha messo. Io l'avrei fatto, bastardata. Infilato lì. Io? O tu laggiù? Combattete, venga da me lo scudo di forza. Non è servito nulla. Se non a farlo scoppiare poi. Ma scoppiano loro, è tipo il martirio in Call of Duty Modern Warfare. Cioè, una volta che li hai iniettati, questi esplodono. Raggio della morte nera, sto più in alto di te. Qui la rischio tanto, anche perché va al contrario. Inizia a contare, inizia a contare. Inizi 4 3. Ma questi bruciano? Si chiudono? No, non ho visto. Ma scusate, cioè. Ah, qui il raggetto è sottile, cioè non fa niente. Ho capito, sì, stavo guardando il raggetto. Se non mi spari, torretta, gentilmente. Io qui ho il dubbio di non morire. E il dubbio è dovuto al fatto che mi sembrava un raggettino minuscolo e non ha distrutto le torrette, quindi per coerenza narrativa qui in realtà finisce il raggio. Teoricamente. Poi non voglio indagare finché non c'è il salvataggio. Quindi Galen Erso ha costruito sto macello, come dice anche Riccardo, bravo negli interni, altrettanto negli esterni, ma per il resto non capiamo bene il funzionamento. Tipo gli astrodroidi qui invece cosa stavano facendo? Parlano di noi al nemico? Dicono che siamo arrivati? Qui credo ci sia il cristallo nero, eccolo qui. Si sale. Ok, qui in questa zona. Secondo i miei schemi, ce ne sono altri 7 sparsi nella stazione. Il condotto di fuoco che hai attraversato era solo uno dei 64 che vengono fatti convergere in un unico enorme raggio. Non riesco a immaginare cosa potrebbe fare l'impero con una tale potenza di fuoco. Devi salire su quella piattaforma centrale. L'osservatorio dell'imperatore è appena oltre. Gli schemi mostrano una serie di raggi gravitonici in quella camera. Puoi trovare un modo per attivarli? Ok, quindi ci hanno detto, il raggio che abbiamo visto era uno, ce ne sono 64, mi pare di aver capito, che alla fine convergono in un solo raggio, che è quello che distruggerà poi Alderaan. Quindi ci sta a livello di costruzione logico,
Probabilmente anche la morte nera, comunque usando i Kyber diversamente, non in un gioco simile di ottiche, però funziona molto similmente. Mentre ora ho capito, mi avete fatto ricordare, sì, Star Wars Squadron Elite, Star Wars Battlefront Squadron Elite è quello di X1 e di X2, che praticamente non è altro che l'apprendista di Ramkota. Per questo che Ramkota, vi ricorderò che non apprezzava molto i cloni, ma manco i Kaminoani, perché era arrivato lì col suo apprendista, gli ha detto: guardate, è ferito. Loro gli hanno preso il DNA e poi lo hanno clonato. Quindi quella storia dovrebbe legarsi poi all'apprendista di Ramkota. È solo PSP, però non è recuperabile per computer, o sbaglio? Sono caduto, ma sono vivo. Mi ero già dato per morto, cosa molto vicina alla verità, con i camminatori. Ok, sì, sono. Poi scivola così. C'è questo costume e combatte l'attrito. Non so come mai, ogni volta da quando lo sto indossando, lui riesce a fare imprese impossibili. Cioè, qui dovrebbe praticamente scrapparsi via tutto. E invece lui scivola manco fosse su ghiaccio. Come mai? Chiedetelo a Rancota, gli ha dato lui un vestito. E mi stanno massacrando. Ok. Cos'è questo? Cosa serve? Ah, eccole qui! Le ho trovate! Le piattaforme verso la spada nera. Ok, vanno attivati questi. Riparte il quick time, mi parte il quick time, non parte il quick time events. E mi serve vita. Bravo che è caduto. Il secondo può cadere, gentilmente. Cioè, hanno delle gambe. A me fanno ridere questi, perché hanno delle gambine. Con una spada laser, gliene mozzi una e hai vinto. Però devi sempre stare anche in Jedi Survivor a fare la scena super figa, super lunga, ma inutilissima. Perché gli mozzi quell'arto, ma anche solo il piedistallo che hanno quello piccolino, ed è fatta, hai vinto. Ok, quindi queste ci mandano su. Saliamo, guarda a destra, ma guarda a destra verso dove? Noi voliamo intanto, ascendiamo al cielo. Andiamo su, verso la forza. Ah, ci sarà un bel po', eh? Oh, calmo, 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 calmo che siamo arrivati. Altri nemici, buongiorno. Sto cercando un holocron, l'avete visto? Minchia, se sono scemi. Cioè, loro stavano volando. Ce n'è uno che è ancora vivo, ma loro stavano volando dentro il raggio. Bravi, bravi. Ah, tu sei vivo. Guarda che c'è, i tuoi amici erano là. Eccolo lì! È quello di sicuro, ma io come ci arrivo lì? Prodezze? No, è andata malissimo, è andata malissimo. Torna a volare, ad ascendere, torni ad ascendere. La prego, mi dia del tempo per pensare. Voglio il cristallo nero. Teoricamente io con un salto lo raggiungo, sono basso, sono basso. Teoricamente allora io saltando qui salgo poi di lì e dovrei farcela. Però se cado ora c'è il raggio che mi distrugge, quindi. Esatto, ma non ho voluto fare questo, cioè sono stato attratto dal raggio, ma non so come mai, perché se avete guardato bene a un certo punto è come se avesse un muro invisibile che mi ha spostato. Mi ero perso questa informazione, cioè praticamente salendo poi c'è la camera dell'imperatore, la stanza della morte nera che vediamo anche in episodio 6. Ma perché la stanza dell'imperatore dovrebbe essere prima di questa camera in cui ci sono i raggi? Non ho capito, Palpatine, cioè ho capito che tu cerchi sempre di suicidarti, chiamando Windu, combattendo, rischiando la vita, anche con Rey poi lo farai, l'hai fatto con Luke portandotelo letteralmente davanti a te, quando potevi farlo uccidere dalle tue guardie, va bene, ma addirittura avere la tua stanza vicino a questi raggi, ok che magari non passano nella stanza, ma saranno radioattivi in qualche modo? Boh, a Palpatine piace così, ci piace proprio stare vicino alle cose nocive. Perché è vero, sì, che poi la stanza che noi vediamo in episodio 6 è quella della seconda morte nera, ma sono realizzate uguali, sono a specchio. Era una superarma replicabile. Cioè, una volta costruita, infatti la seconda la fabbricano in poco. Il problema era creare il raggio.
Quindi Galen Erso nel canon ha fatto un po' di scherzi, ha cercato di rallentare la produzione, poi ha dovuto farlo, ma ha lasciato la falla che ben conosciamo. E tagliati anche questi, cerchiamo di arrivare a questo punto. L'abbiamo visto, è là sopra. Che mi fa ridere, vedono un Jedi volare e diranno, ma quello cos'è? È un aereo? È un uccello? È Superman? Forse è così, però vedete, c'è tipo una sorta di... Vedete, no? Perché non provate... Non avete la mia sperimentazione tattile. Cioè io sto andando lì, ma in realtà c'è qualcosa che mi sposta, che mi impedisce. Io andrei di lì, salirei sull'arco, scenderei e andrei da quella parte. Oppure tornerei qui sotto. Ciao Riccardo, quell'informazione che stai citando non è canonica. E viene detto effettivamente in quella guida che sì, che lui ha clonato l'ingegnere. Tuttavia quella guida lì è uscita prima di Rogue One. E mi pare che nella nuova... Ah, ecco perché non sono uscito prima, c'è il soffitto sopra. Ero rimbalzato. Sì, però se non mi spari ora che sono arrivato quasi alla fine. E non ce la fa. Quindi non è questa la strada, non è questa la soluzione. E mi pare che nella versione nuova, quindi con l'update della stessa guida, tale informazione sia tolta. Tant'è quella guida lì è una di quelle uscite, ma che non doveva uscire, ormai era uscita in stampa e l'hanno tenuta tale. Ma ha tante cose che non sono canoniche, che non tornano. Ce la farebbe teoricamente. Io mi sono concentrato su sto cristallo nero e sto impazzendo, eh. Sì, anche perché Galen Erso muore comunque vicino episodio 4 e Palpatine sprecare una clonazione, già che ha distrutto tipo Cassiti, ha fatto distruggere le clonazioni, sprecare la clonazione che vuole usare su se stesso per clonare Galen Erso e punirlo è una cosa che proprio non torna. Cioè, non ha senso. Cioè, per me era veramente lampante arrivare lì e saltare sopra. Però questo qui scivola ogni 3x2, quindi a sto punto è sbagliato. Sì, caro, è Starkiller. Starkiller che sta emulando Assassin's Creed, ma mi hanno ammazzato. C'è il cristallo nero lì sopra, quello della Dark Saber, teoricamente. E sto bestemmiando per prenderlo. Allora, eccolo qui. Come fare ad avere il cristallo nero? Sono 57 secondi. Ma che gioco è questo? Questo è il 2, eh? Io sto giocando all'1. Me lo mostra, è quello. Ci siamo arrivati. Il cristallo nero è quello che avevo adocchiato. Quindi è quello. Lui cosa fa? Si guarda attorno con un frame rate imbarazzante. Vi giuro, ha un frame rate talmente lento che non sto capendo. Cioè lui sale con quei condotti lì e poi fa uno scatto di forza. Ma uno scatto di forza io posso farne due in aria? No, ne fa solo uno. Come cavolo... Va bene, proviamo, dai. Bellissimo, come in realtà i Jedi volano. Cioè con le combo aeree o così. Sta volando Starkiller. Cioè energia statica, un po' come fa Magneto usando i poli magnetici della Terra che vola. Magneto degli X-Men, eh? Non un Magneto in Star Wars. E abbiamo detto, quindi potenziamoci, vediamo la spinta. Ce l'ho al massimo, scusate, eh? No, questo qui è la spinta così, quindi, ma che si chiama, quindi manco c'è. Esatto, e Gabri, io sono perfettamente d'accordo. Qui abbiamo visto Starkiller settimana scorsa tirare giù un incrociatore a mani nude praticamente, e io dicevo, sì, ma nelle guerre dei cloni le guerre finivano in un secondo, i Jedi si mettevano lì, tiravano giù tutti gli incrociatori separatisti e guerra finita. E invece ogni tanto, come tu dici, si dimenticano. Cioè hanno sti poteri qui, ma poi a ricordarsi di averli solo i cattivi si ricordano, in questo caso il nostro adorato Starkiller. Magari c'è la telecamera. Cioè, dov'è l'attrito? Dov'è l'attrito in questo gioco? Non c'è l'attrito, cioè fa tutto quello che vuole, la visuale va dove vuole, si capisce niente ragazzi, si capisce un cazzo proprio.
Eccoli qui però, bello questo, sono i 64 raggi che convergono e vanno nel raggio della morte nera, quello che prima ci hanno detto, quindi l'abbiamo visto. La fisica in questo gioco è super realistica, esatto. Ci siamo rimbalzati a mo' di flipper a destra e a sinistra e siamo andati fluidi come pochi, proprio come un fluido. Io ragazzi ve lo dico, è l'ultimo tentativo che faccio anche perché la visuale va dove vuole, io continuo a perdere l'olocron, non so più dove sono, mi sta venendo un mal di mare che non vi dico, quindi direi che la mollo qui il cristallo nero. Scusatemi ragazzi, però io veramente perdo la pazienza arrivato a questo punto. No, non posso potenziare lo scatto, non esiste. Non esiste. C'è la spinta della forza che ce l'ho al massimo, ci sono i fulmini che non servono. Repulsione della forza non è quello. Lancio della spada non è quello. Lo scudo fulmigno non è quello. Padronanza spada, ecco. Non c'è. Cioè, mi spiace per il cristallo nero, avrei voluto prenderlo, avrei voluto mostrarvelo, ma due palle sto pezzo che non ne posso più. Cioè, non ho più l'età. Non ho più l'età per starci dietro. Ho guardato il video, non capivo niente. Ce n'è uno di 5 minuti. Se qualcuno ha voglia di vederselo e riassumermi come cavolo fa il tizio, volentieri, ma 5 minuti per prendere un holocron che non mi serve. E basta, va bene. Ha vinto l'holocron. Anche perché dove devo andare adesso? Di qui verso Palpatine. Ah, le guardie cremisi con le spade laser. Questa è un po' più attiva come cosa. Dai, guardie Shadow. Oh, me le danno tutti di santa ragione proprio. E poi si difende. Ho capito, però. No, la fisica fa quello che vuole. Quello lo scudo, cioè, va bene. Ed è infacile. Sto giocando in facile, giusto per portarlo in live, divertirci, rilassarmi. Va bene così, cioè, mi immagino non in live, non in facile, come cavolo sia. Cioè, questi giocano di te. Io mi ricordo che era difficile finirlo questo gioco in modalità estrema. Però, magari, cioè, essere così scarso nel tempo non credo, così tanto scarso. Ma credo che siano cambiati tanto i gameplay. Quindi ormai sia difficile capire alcune dinamiche. E poi lo scudo di forza, quello elettrico, è fortissimo. Cioè, è sia passivo che attivo. Ti protegge, ma gli fa un casino di danni. E cosa gli fa? Gli spezza il collo? Sì. Brutale. Ah, bello vederlo così. Però ecco, vi ripeto, cioè, questo qui dovrebbe essere la fase del ragione che poi si unisce come nel film. Perché l'imperatore ha fatto la sua stanza qui dietro? Non mi è chiaro. Anche perché deve essere molto nociva l'energia scaturita dal reattore in qualche modo. Comunque non è salutare. Cioè, Palpatine già non è che goda di grande salute. Fa male respirarlo. Ama il rischio, come dice Riccardo, sicuramente. Giuro, sono vicino. Siete tutti traditori dell'impero. Sarete interrogati, torturati. Mi direte i nomi di tutti i vostri alleati. E poi morirete. La nostra morte convincerà altri a ribell. Le vostre esecuzioni pubbliche serviranno da monito per il resto della galassia. Ma non fermeranno la ribellione. Lord Vader, occupati del ragazzo. Ti ho addestrato bene, ma hai ancora molto da imparare.
Non hai più niente da insegnarmi.